Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla sessione autunnale del ciclo di webinar di casi clinici che inizia oggi e che diciamo, è articolato in sessioni che prevedono ogni martedì pomeriggio, appunto da qui al 6 di dicembre, la presentazione di un caso clinico di argomento differente che, come nella modalità precedente, verrà presentato di solito da un giovane internista e discusso poi invece da esperti discussant, appunto. La partecipazione al ciclo di webinar è gratuita, aperta a tutti, soci FADOI. Link per il collegamento lo potete trovare nella pagina, nel sito di FADOI, in particolare nell'ambito della Regione Liguria, oppure anche su Facebook, sulla pagina Facebook appunto di FADOI, dove c'è direttamente il link per accedere al webinar. La sessione primaverile ha avuto successo, i casi clinici presentati sono stati molto ben articolati e hanno spaziato nei più vari argomenti e anche la sessione autunnale. E a questo punto do la parola a Giancarlo e a Matteo, poi per la presentazione del caso di oggi. Vi saluto e ci vediamo presto. Vai Giancarlo. Niente, soltanto un saluto da parte mia e di Cristoforo Castello, che siamo qui ad assistere. Non vediamo l'ora di assistere a questa nuova serie di casi clinici. Le aspettative sono alte, spero che non vi emozionate troppo e spero che tutto sommato ne venga un buon discorso. Vi ricordo che nonostante tutto, anche se i collegati magari sembrano pochi, poi questi webinar finiscono sulla pagina Facebook di FADOI, per cui hanno una visibilità che è nazionale, nonostante tutto. Non è mai successo niente di grave a chi ha presentato il caso clinico precedente, per cui state tranquilli, rilassatevi e cercate di dare il meglio. Direi di cominciare subito, do la parola a Matteo che ha il compito di moderare questo primo caso clinico. Buon divertimento a tutti. Grazie Giancarlo, non so se mi sentite. Presento un caso clinico di due giovani colleghi e di un collega esperto, il professor Fabio Ferrando, della Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Presentano il caso il dottor Andrea Ceccardi e la dottoressa Chiara Benedetto, iscritti al primo anno della scuola di specialità in medicina interna. Prego, vi lascio la parola e buona discussione. Grazie. Vediamo lo schermo. Allora, buongiorno a tutti. Mi sentite? Ecco qua, buongiorno a tutti. Allora, i due giovani colleghi presentano il caso molto interessante che è capitato poco tempo fa, è transitato nell'ospedale San Martino e l'abbiamo ricoverato nella nostra unità operativa. È una ragazza giovane, poi magari ne parliamo dopo. È stato un caso molto interessante perché ci permette intanto di fare un po' il punto su questa tipologia, questa patologia un po' una nicchia, non così frequente, e poi anche perché dà lo spunto per nuovi approcci terapeutici e anche per la discussione poi su questi nuovi farmaci che possono trovare anche avere una svolta adesso. In questo tipo di patologia, anche se insomma sarà poi interessante poi parlarne per vedere i pro e i contro. Allora, intanto lascio la parola così. Siediti per un momento. Allora, la paziente era una paziente giovane di 29 anni, donna, che viene portata dalla madre in pronto soccorso perché a seguito di una telefonata la madre si spaventa perché la trova particolarmente agitata, in preda a una crisi di pianto e la scambia per un attacco di panico,
cosa che la mette in allarme perché non era mai successo alla figlia un episodio del genere. In anamnesi questa paziente ha nel 2018 una mastoplastica riduttiva, una gravidanza portata a termine 8 anni fa, un grave lutto familiare abbastanza recente per la perdita del compagno, padre del bambino, nessuna terapia domiciliare, recentemente il ricovero è avvenuto a marzo, lei ci racconta a gennaio 2022 di aver fatto la terza dose del vaccino Covid, la prima iniziata a giugno 2021, e poi di aver contratto la malattia da SARS-CoV-2 poco dopo. E in quel periodo, poco prima del ricovero, si era anche recata, questa sembra una nota di colore, ma ci ha aiutato poi nella ricostruzione dei fatti, la paziente ci racconta che si è recata a sciare e questo ha comportato che qualche volta cadesse dagli sci e si procurasse qualche ematoma. All'arrivo in PS, comunque, la paziente è completamente mutacica, alle volte agitata, le viene somministrato del Valium e dopo questa somministrazione ha un episodio di vomito. I suoi parametri vitali sono nella norma. Nel sospetto di una patologia neurologica, allora in pronto soccorso viene effettuata la consulenza neurologica, che però non ravvede, in un prima ipotesi, alcun tipo di patologia neurologica organica. Chiede un attacco encefalo e un angiotac che si dimostrano completamente negative, ugualmente la risonanza. Ovviamente la paziente entra in pronto soccorso, le viene fatto un emocromo e un pannello di esami, diciamo, di routine. All'emocromo si può vedere subito, al medico di pronto soccorso, balza all'attenzione l'anemia, 7,3 grammi di emoglobina e una piastrinopenia severa, 22.000 piastrine. Allora gli scatta la lampadina in testa, chiede il dosaggio dell'ADAMS 13, la cui attività risulta completamente assente. Viene fatto uno striscio di sangue periferico che evidenzia la presenza di schizzociti pari al 2% e l'ematologo che la vede in pronto soccorso, mettendo insieme tutti questi pezzi del puzzle, diciamo, viene completamente abbandonata quella che è la prima ipotesi neurologica, ma a questo punto il quadro clinico è fortemente sospetto per quella che è la sindrome di Moskowitz. Bene, buongiorno. Il mio compito adesso è quello di fare un po' il ragioniere, cercare di riassumere un po' le caratteristiche di questa malattia per poi seguire il decorso della paziente. Porpora trombotica trombocitopenica o sindrome di Moskowitz è una sindrome clinica caratterizzata, rientra nel gruppo delle microangiopatie trombotiche, caratterizzata da alcuni elementi. Nella definizione di malattia rientrano sintomi da ischemia multiviscerale, in primis legati all'interessamento cerebrale, come quello della nostra paziente, il riscontro di un'anemia emolitica microangiopatica in assenza di altre cause apparenti, una piastrinopenia severa da consumo, anche questa in assenza di cause apparenti, e infine quello che è il biomarcatore, se vogliamo, specifico della patologia, che è il deficit severo di questa proteina che si chiama ADAMS 13, ovvero un'attività inferiore al 10%, anche se poi in realtà la diagnosi è compatibile anche con valori di attività di questo enzima superiore. Quando si parla di rara microangiopatia trombotica si intende che una prevalenza di 10 casi su milione e un'incidenza di 2-6 casi su milione all'anno. Sono solitamente interessate popolazioni di, la mediana di diagnosi intorno ai 40 anni, più frequentemente soggetti di sesso femminile, anche se la variabilità di presentazione sia come età che come meccanismo fisiopatologico sottostante vedremo essere abbastanza ampia. Ora vorrei focalizzare l'attenzione su alcune di queste definizioni. La prima è il concetto di microangiopatia trombotica e di anemia emolitica microangiopatica. Allora, per anemia emolitica microangiopatica si intende una forma specifica di anemia emolitica non autoimmune caratterizzata da tutte le serie di elementi che vedete qui elencati.
Sulla destra, dall'aptoglobina indosabile, l'elevazione dei livelli di LDH, la bilirubina, la reticolocitosi, sono elementi aspecifici di un'ematuria, in generale di un'emolisi intravascolare. Sulla sinistra, invece, vengono riportati quelli che sono i reperti specifici di questa anemia emolitica microangiopatica, ovvero la presenza di schistociti allo striscio di sangue periferico, in questo cartoon rappresentati, nient'altro sono che frammenti di eritrociti che vengono danneggiati nel passaggio al microcircolo, e non trattandosi di un meccanismo immune, la negatività del test di Coombs. Il meccanismo fisiopatologico non è altro che un danno ai globuli rossi da passaggio attraverso un microcircolo alterato o da danni legati ad esempio a disfunzione di protesi valvolari cardiache, dispositivi di supporto meccanico al circolo o ancora valvole cardiache native danneggiate. Sulla destra vedete uno striscio di sangue periferico che rappresenta cellule anomale, sono quelle indicate dalle punte di freccia o dalle frecce, che sono globuli rossi frammentati, giusto appunto, quelli che chiamiamo schistociti. Al contrario, al confronto, uno striscio di sangue normale, in cui questi elementi non sono presenti, e sono presenti un maggior numero di piastrine. Lo striscio di sangue che abbiamo visto è compatibile con un quadro di microangiopatia trombotica. Passando invece al concetto di anemia di microangiopatia trombotica, la microangiopatia trombotica nient'altro è che l'associazione di un'anemia emolitica microangiopatica con la piastrinopenia da consumo e il danno ischemico d'organo. Quindi la porpora trombotica trombocitopenica è una forma particolare di questo ambito di patologie caratterizzata da questi tre elementi più il deficit dell'ADAMS 13. Sulla destra un cartoon rappresenta il meccanismo che ho adesso descritto. L'immagine che rappresenta qua invece sulla destra fa vedere il quadro istopatologico di una microangiopatia trombotica che vede degli accumuli di piastrine nei vasi di piccolo circolo, quindi capillari e arteriole, sono trombi costituiti essenzialmente da piastrine poveri in fattori della coagulazione, e questo ci dice due cose. In un paziente con una microangiopatia trombotica è legittimo aspettarsi dei parametri coagulativi poco alterati, sostanzialmente normali. Seconda cosa, questi trombi piastrinici sono particolarmente difficili da lisare, non trattandosi di trombi formati da fattori della coagulazione, ma appunto trombi di piastrine essenzialmente. Ora, da un punto di vista classificativo, le microangiopatie trombotiche vengono distinte in forme primarie e forme secondarie. Questa è una classificazione recente. Le forme primarie un tempo erano sostanzialmente la porpora trombotica trombocitopenica e la sindrome emolitica uremica. In questa classificazione più recente sono state scorporate, però fondamentalmente la definizione comprende questi due tipi di malattie, cui si associano disordini legati congeniti a un metabolismo della vitamina B12 o ai fattori della coagulazione. Accanto a queste, che sono forme primitive, esistono delle forme secondarie che entrano ovviamente in diagnosi differenziale, a cui bisogna prestare attenzione. Quindi le anemie emolitiche e le microangiopatie trombotiche legate alle sindrome gravidiche, preeclampsia, sindrome HELLP, un'ipertensione severa, infezioni sistemiche, sepsi, neoplasie disseminate, malattie autoimmuni o complicanze del trapianto di cellule staminali emopoietico, trapianti d'organo, essenzialmente i farmaci, gli inibitori delle calcineurine o le terapie, i regimi di trattamento di radioterapia total body possono causare quadri di questo tipo. Quindi, a fronte di quei tre elementi, piastrinopenia da consumo, anemia emolitica microangiopatica, sintomi di ischemia d'organo, la diagnosi differenziale in realtà è molto ampia. Quindi bisogna, sulla base dei reperti laboratoristici e dei reperti clinici, riuscire a identificare quella che può essere il quadro di presentazione. Per finire sostanzialmente a non pescare in un mare magno. Questo è un possibile algoritmo per orientarsi all'interno di una vastità di possibili diagnosi differenziali a fronte del quadro clinico che abbiamo descritto. La paziente che avevamo davanti non aveva coagulazione intravascolare disseminata, non aveva segni di infezione, non ha un'anamnesi di patologia tumorale e così elencate tutte le possibili cause secondarie. Quindi questa, perlomeno questa branca dell'algoritmo, possiamo escluderla. Un fattore importante di stratificazione dei malati per quanto riguarda le forme primarie è l'età. Questa è una paziente adulta, quindi il mondo pediatrico per il momento lo lasciamo a sé stante. Un altro aspetto che invece vale la pena molto valorizzare è il discorso del danno renale, perché nella sindrome di Moscovitz, che è la patologia di cui soffriva poi questa paziente, il danno renale è assente o minimo a fronte di altre condizioni, la sindrome emolitico-uremica su tutte, nelle quali invece il danno renale è prevalente. Quindi sulla base di una stratificazione di tipo clinico, è possibile fare una presunzione diagnostica che poi, corroborata da dati di laboratorio, era effettivamente la diagnosi della nostra paziente. Quindi, volendo classificare la porpora trombotica trombocitopenica nello specifico, esistono due forme.
forme congenite e forme acquisite. Le forme congenite sono forme rare dovute a un deficit congenito del gene dell'ADAMS 13, più spesso in eterozigosi composta, tipicamente nell'insorgenza o nell'infanzia o durante la gravidanza, più spesso durante la prima gravidanza, nella seconda metà della gravidanza stessa. Esistono poi le forme acquisite, che sono, nella maggior parte dei casi, etiologia autoimmune. Queste forme sono legate ad autoanticorpi diretti contro questa proteina ADAMS 13, possono essere o idiopatiche in un 50% dei casi o secondarie, cancro, patologie autoimmuni, infezioni, infezione da HIV in particolar modo, nel 50% dei casi. Il meccanismo fisiopatologico sottostante alla patologia è centrato sul deficit di questa proteina. La funzione dell'enzima è quella di clivare degli aggregati di una molecola che si chiama fattore di von Willebrand, che viene prodotto dal fegato delle cellule endoteliali, che è un agonista dell'aggregazione piastrinica. Clivando questi grossi aggregati, che chiamiamo multimeri, in un certo senso si ha un effetto inibitorio sull'aggregazione piastrinica. Qualora manchi l'azione di questo enzima, o per un difetto immunomediato o per un deficit congenito, gli multimeri di fattori di von Willebrand si accumulano e diventano così uno stimolo per l'aggregazione piastrinica, la formazione di trombi e conseguente danno d'organo. La clinica, nella definizione iniziale di Eli Moskowitz, comprendeva 5 manifestazioni, la cosiddetta pentade: febbre, trombocitopenia, anemia, sintomi neurologici, insufficienza renale. Oggi, data la precocità del trattamento, nella maggior parte dei casi questi reperti si riscontrano molto di rado. I pazienti rispondono alla cosiddetta triade, che nient'altro è che trombocitopenia, anemia, sintomi neurologici, come detto all'inizio. Qui si associa un vario grado di manifestazioni ischemiche a carico di vari organi. Il sistema nervoso centrale è quello più spesso interessato, un terzo dei pazienti non ha manifestazioni, un terzo ha manifestazioni lievi o aspecifiche come quelle della paziente in esame, quindi confusione, cefalea, manifestazioni di tipo psichiatrico. Viceversa, un terzo ha delle manifestazioni che sono legate a segni ischemici fondamentalmente cerebrali, TIA o ictus. Circa un 30-40% ha manifestazioni gastroenteriche, fondamentalmente dolore addominale, diarrea. La diarrea è un elemento fondamentale nella diagnosi differenziale della sindrome emolitica uremica, per cui un aspetto da valorizzare. Nei pazienti con la porpora trombotica esordisce a quadro clinico conclamato, mentre invece nella sindrome emolitica uremica solitamente precede lo sviluppo di malattia. Un interessamento cardiaco si ha in un 25% dei casi, in realtà la percentuale è molto variabile perché la gravità di presentazione spazia da morte cardiaca improvvisa a alterazioni ECG isolate o movimento delle troponine in assenza di manifestazioni cliniche. L'interessamento renale, come ho già detto prima, è tutto sommato lieve in questa manifestazione, in questa sindrome rispetto ad altre. Questa percentuale indica, tutto sommato, quella percentuale di pazienti che ha un danno renale per quanto riguarda la funzione renale, quindi una riduzione del filtrato. Si possono riscontrare alterazioni, ad esempio, per quanto riguarda cilindruria, ematuria isolata, franca insufficienza renale acuta, nella porpora trombotica trombocitopenica è rara. La diagnosi differenziale comprende le sindromi che ho elencato prima e rientrano nell'ambito delle microangiopatie trombotiche. In particolar modo voglio focalizzare l'attenzione sulla coagulazione intravascolare disseminata, dove, come detto, i parametri coagulativi, quindi NR e APTT, sono solitamente allungati, c'è un consumo del fibrinogeno o comunque un fibrinogeno variabile per quanto riguarda il dosaggio e c'è ovviamente un mancato incremento dei prodotti di degradazione della fibrina e del didimero. Qui vengono elencate anche forme caratterizzate da citopenie periferiche, come ad esempio una sindrome di Evans, che nient'altro è che l'associazione di un'anemia emolitica e di una trombocitopenia ad eziologia autoimmune o la trombocitopenia indotta da eparina. Ora, per quanto riguarda la diagnosi, quello che è stato fatto nella nostra paziente era un sospetto clinico corroborato dal dato di laboratorio, che è il dosaggio dell'attività di quell'enzima fondamentale, come ha detto l'ADAMS 13. Un valore sotto il 10% è diagnostico, sopra il 10% non esclude in realtà la diagnosi, al di là di quello che dice questa flowchart. Tra un 10 e un 20% con sospetto clinico, la diagnosi di PTT può essere posta. Questo algoritmo poi fa valutare la stratificazione di questi pazienti, perché una volta identificata, una volta posta la diagnosi, identificato un deficit del gene, l'attività dell'enzima, si ricercano gli autoanticorpi diretti contro l'ADAMS 13. Circa un 75% dei pazienti li ha. Pazienti che hanno questi autoanticorpi possono essere classificati come caratterizzati da un TTP autoimmune. Ci sono pazienti che hanno forme acquisite in cui questi autoanticorpi non sono dosabili,
Questo sta a indicare che forse c'è qualche meccanismo patogenetico non ancora correttamente identificato, e poi ci sono pazienti in cui non saranno mai dosabili gli autoanticorpi, l'attività della DAMS13 sarà persistentemente bassa. Questi sono pazienti che prossimamente hanno un deficit genetico dell'attività dell'enzima. Il problema di questa flowchart sta nel test. Ora, nel caso della nostra paziente, il referto è arrivato in tempi piuttosto rapidi. Non tutti gli ospedali hanno un test per la DAMS13 disponibile e non in tutti gli ospedali il referto arriva in tempi rapidi. Ecco allora che nasce la necessità di gestire i pazienti in maniera più, come si può dire, agevole, senza dipendere da questo dato di laboratorio. Sono stati sviluppati degli score di rischio che, tra l'altro, che racchiudono i dati che abbiamo detto essere suggestivi della diagnosi di porpora trombotica trombocitopenica, e sulla base di questi dati porre un'indicazione al trattamento. Quello che si utilizza di più è quello presente sulla destra, il plasmic score, che considera la conta piastrinica, i valori di creatinina, gli indici di emolisi, un'anamnesi negativa per patologia oncologica, negativa per trapianto d'organo solido o di cellule staminali emopoietiche, valore di NR non eccessivamente elevati e un MCV sotto i 90 femtolitri. Ad ognuno di questi elementi si assegna un punteggio e poi si stratifica la probabilità pretest di diagnosi di malattia sulla base del punteggio ottenuto. L'indicazione delle linee guida è quella di trattare quando il punteggio sia maggiore o uguale a 5. Questo ci consente di identificare pazienti con una sensibilità circa del 99%. Quindi questi test ci consentono di identificare una popolazione a elevata probabilità pretest di diagnosi e quindi fare una terapia ragionata, che poi è quello che vogliamo nell'acuzia. La presentazione della porpora trombotica spesso è una presentazione acuta, sono pazienti che possono essere ricoverati in terapia intensiva, quindi in cui prendere una decisione terapeutica spesso richiede dei tempi rapidi. Parlando di terapia, questi sono i quattro cardini fondamentali della terapia disponibile oggi. La plasmaferesi è stata la pietra miliare che ha cambiato la prognosi di questi malati. Oggi un 80-90% dei pazienti sopravvive all'attacco acuto, in assenza di plasmaferesi spesso la patologia era mortale. La plasmaferesi ha lo scopo sia di rifornire i pazienti di attività di ADAMS13 che di eliminare gli autoanticorpi nelle forme immunomediate. Viene cominciata in acuto, in pazienti con un plasmic score elevato o con un deficit di attività dell'ADAMS13, viene continuata fino a guarigione clinica. Ai plasmaferesi viene associato generalmente il corticosteroide. Va detto che per quanto riguarda i corticosteroidi non ci sono evidenze cliniche da studi randomizzati controllati. L'effetto degli steroidi da studi retrospettivi è quello di accorciare la durata della malattia, accelerare la guarigione, accorciare la permanenza in ospedale. Esistono vari regimi, vari protocolli, i farmaci più spesso utilizzati sono il metilprednisolone e il prednisone. Il dosaggio standard per un paziente con un quadro clinico non complicato, senza interessamento cerebrale, senza movimento troponinico, al prednisone 1 mg/kg. Nei casi più severi si possono fare delle induzioni con valori di metilprednisolone, dosaggi di metilprednisolone 10 mg/kg per i primi 3 giorni, poi a scemare fino ad arrivare idealmente al prednisone 1 mg/kg. In generale il corticosteroide viene continuato a lungo. Quando si sospende la plasmaferesi, ovvero a guarigione clinica, si può poi iniziare il decalage del corticosteroide. Parlando invece di rituximab e capacizumab, questi sono gli elementi che sono stati introdotti più di recente. Anche per rituximab mancano delle evidenze cliniche solide, parlo di studi randomizzati, controllati, è stato tentato uno studio che poi è stato concluso precocemente per mancanza di arruolamento. Il rituximab è stato utilizzato inizialmente alla dose di 375 mg in metro quadro settimanale per 4 settimane nei pazienti che non rispondevano adeguatamente a plasmaferesi e corticosteroidi, con ottimi risultati. Pazienti che non rispondevano a terapia di prima linea andavano spesso incontro ad una guarigione malattia. E quindi è stato proposto come terapia di prima linea. Il caplacizumab invece è l'unico di questi quattro elementi ad essere frutto di uno studio randomizzato controllato. Esiste uno studio di fase 2, uno studio di fase 3, pubblicato sul New England nel 2019, è un anticorpo monoclonale, o meglio un frammento di anticorpo monoclonale umanizzato, che è diretto contro il fattore di von Willebrand e che inibisce l'attività, praticamente scherma l'attività del difetto della DAMS13. Il caplacizumab, oltre ad essere un farmaco estremamente costoso, questi sono i risultati dello studio di fase terza, dicevo, pubblicato su New England, ha dimostrato efficacia, un po' come il rituximab, nell'accelerare la guarigione clinica, cioè nell'accelerare la normalizzazione della conta piastrinica rispetto al placebo.
Nello studio, che non aveva una numerosità elevatissima, erano 145 pazienti, non sono state dimostrate differenze statisticamente significative per quanto riguarda la sopravvivenza dei malati. Ora, questi sono degli algoritmi proposti su come combinare le varie terapie disponibili. Si basano fondamentalmente sulla probabilità pretest, come detto, queste sono le linee guida internazionali disponibili. Suggeriscono di partire in tutti i pazienti con la plasmaferesi e lo steroide, aggiungere nei pazienti a elevata probabilità pretest il caplacizumab e eventualmente il rituximab. Questo è il diagramma di flusso per i pazienti con probabilità pretest elevata, questi sono i diagrammi di flusso per pazienti con probabilità pretest bassa. Va detto anche che c'è chi utilizza queste armi, parlo di rituximab e caplacizumab, nei pazienti che abbiano dei quadri clinici più severi in aggiunta alla terapia standard. Diciamo che l'utilizzo non è uniforme da centro a centro. Ora, la risposta che noi ci attendiamo da questa terapia viene così definita: una normalizzazione della conta piastrinica per almeno 2 giorni consecutivi, la normalizzazione dell'LDH, che qui ha il doppio significato di indice di emolisi e di danno di sofferenza ischemica d'organo, e la guarigione clinica. Per risposta durevole si intende la persistenza di una risposta per almeno 30 giorni dopo conclusione della plasmaferesi. Per esacerbazione, una ripresa di malattia prima dei 30 giorni dalla conclusione della plasmaferesi. Per ricaduta, una malattia che ricada dopo i 30 giorni dalla discontinuazione della plasmaferesi, e per malattia refrattaria, una malattia che non risponde ai 30 giorni e in cui ci sia un'assenza di risposta duratura ai 60 giorni. Come si fa a valutare la risposta? Monitorando quotidianamente l'emocromo e il dosaggio dell'LDH. Dopo discontinuazione della plasmaferesi, si dosa una volta alla settimana l'attività della DAMS13 in cronico, perché un'attività della DAMS13 in riduzione è un fattore predittivo di ricaduta clinica della patologia e, diciamo, suggerisce la necessità di un trattamento più aggressivo eventualmente. Questo è una possibile diagramma di flusso e una, diciamo, possibile indicazione di come gestire i pazienti. Una volta che si sia ottenuta la guarigione, il concetto è che una volta che si sia ottenuta la guarigione con le armi che si hanno a disposizione, queste devono essere progressivamente deescalate fino a lasciare il paziente libero da terapia. Se insufficienti, si possono utilizzare in combinazione allo scopo di riuscire a ottenere la risposta clinica. Parlando di prognosi, abbiamo detto che la sopravvivenza al primo episodio pari circa l'80-90%, in epoca pre-plasmaferesi era invece molto più bassa. Sono fattori predittivi di una prognosi peggiore l'età avanzata, valore di LDH estremamente elevati, valore di troponina cardiaca elevata, la diagnosi. Vale la pena ricordare che nonostante questi numeri incoraggianti, comunque un numero discreto di persone riferisce deficit cognitivi, ipertensione arteriosa, disturbi della sfera dell'umore a lungo termine. Fino a un 10% dei pazienti nel corso della storia naturale della propria malattia presenterà o una positività autoanticorpale o un quadro clinico compatibile con malattia autoimmune. Il rischio di relapse nella storia naturale della malattia risulta elevato, circa un 40%. E spesso i pazienti affetti da questa patologia lamentano in cronico l'ansia legata a un possibile ricaduta della patologia. Ciò detto, torniamo alla nostra paziente. Torniamo alla nostra paziente, quindi in PS, in pronto soccorso, viene subito avviata la plasmaferesi, 2 sedute il primo giorno per poi passare una singola seduta giornaliera. A seguire è stato somministrato il caplacizumab, ciascuna plasmaferesi era seguita da una somministrazione di caplacizumab e si è iniziato anche con lo steroide, in questo caso metilprednisolone, 1 mg pro chilo in questa paziente, comunque che era circa sui 60 kg, 60 mg endovenosa in soluzione fisiologica. La paziente nel frattempo è arrivata alla nostra attenzione, è arrivata in reparto. All'ingresso la paziente noi l'abbiamo visitata ed era vigile, collaborante, e il suo esame obiettivo era sostanzialmente negativo. Rileviamo la presenza di un ematoma abbastanza vasto sulla coscia destra, lateralmente non dolente. E da qua mi riferisco a quello che avevo detto prima. La paziente ci aveva riferito che si era recata a sciare poco prima dell'accesso in PS e già da qualche tempo aveva visto la presenza di questi ematomi sulla pelle, ma a cui non aveva fatto molta attenzione proprio per
perché si ricordava l'incidente sportivo, e sono comparsi molto prima di quella che poi è stata la sintomatologia d'allarme, ovvero quella neurologica. L'esame neurologico all'arrivo in reparto era completamente negativo, i nervi cranici erano in ordine, non c'erano grossolani deficit di forza o di sensibilità e soprattutto non c'erano alterazioni del tono chimico. Durante il ricovero la plasmaferesi terapeutica è stata continuata per 4 giorni consecutivi, sempre in singola seduta e sempre seguita da una somministrazione di caplacizumab. Il caplacizumab inoltre da scheda tecnica va somministrato anche alla fine della plasmaferesi terapeutica, quindi per più tempo, ed è stato poi in previsione della dimissione shiftato il prednisolone da IV a prednisone 75 mg per OS. Nel corso di ricovero ovviamente sono stati eseguiti quotidianamente monitoraggio dell'emocromo e dell'ADAMS 13, che è passata da 1,0 a un 38%, e nel frattempo le chimose e gli ematomi sono andati in risoluzione. Le piastrine da un 22.000 riscontrate in PS sono salite fino a 236.000, rimanendo costanti, e l'emoglobina è passata da un 7,3 a un 9,8, anche questa rimanendo costante. A questo punto, stabilizzato il quadro e appoggiata la paziente all'ambulatorio di ematologia, è stata dimessa al domicilio. Dopo la dimissione, la paziente è tuttora monitorata e seguita dal day hospital oncologico. Ha continuato la somministrazione del caplacizumab per un totale di 5 settimane. Poi è stata avviata a terapia con rituximab settimanale per ulteriori 4 settimane. L'ultima valutazione ambulatoriale della settimana scorsa, l'emoglobina 11,7, 190.000 piastrine, l'ADAMS 13, 94%, una lieve reticolocitosi. La paziente si mantiene in buone condizioni cliniche generali. Ho lasciato volutamente 3 puntini di sospensione perché una delle cause o dei fattori di rischio di una potenziale recidiva, soprattutto in una donna giovane, è un'eventuale gravidanza. La paziente durante il ricovero ci aveva informato del suo desiderio, avendo trovato un nuovo compagno, di ricercare una nuova gravidanza. Ovviamente è stata fortemente sconsigliata da tutto il personale medico di cercare una gravidanza così a breve termine dalla diagnosi e dall'episodio acuto. Ho lasciato i 3 puntini di sospensione perché la paziente attualmente è al 7° mese di gravidanza e al momento procede tutto in maniera tranquilla. Quindi, diciamo, non ha proprio seguito in toto il nostro consiglio. Per ora, però, tutto sotto controllo. Grazie. Perfetto, grazie. Perfetto, complimenti. Non so se il prof Ferrando vuole aggiungere qualcosa. È un caso che è stato gestito, direi, benissimo fin dal pronto soccorso con la collaborazione degli internisti e degli ematologi. Poi noi internisti siamo bravissimi anche a ricercare i dati anamnestici più particolari, la caduta dagli sci, gli ematomi, su questo non ci batte nessuno. A dare consigli sulle gravidanze. ma quello è difficile. Quindi non so se voleva aggiungere qualcosa, se ci sono anche delle domande dall'uditorio. Allora, prima sentiamo se c'è qualche domanda, così vediamo un attimo. Una ve la vorrei fare io. Cioè, lei è entrata per questa crisi di pianto, meno male che ha avuto questa crisi di pianto così importante. Però la risonanza magnetica era completamente negativa, o sbaglio? Come è stata poi interpretata questa negatività? Non è stata interpretata, è verosimile che si tratti di un quadro microvascolare, non lo so, è vero, in teoria la risonanza dovrebbe essere, però è possibile, non è escluso che qui il dato neurologico che era sicuramente presente, noi quando l'abbiamo vista in effetti lei stava molto bene, però era evidente che avesse un quadro neurologico che era perfettamente coincidente con anche la diagnosi, però probabilmente era un quadro microvascolare che
non aveva dato segni evidenti, almeno io penso questo, perché è stata fatta con tutte le adeguate, sì, no? Anche perché, cioè, all'inizio una persona giovane così hanno sospettato qualche problema. Altre cose no. Neurologico non saprei. In effetti io ho ipotizzato un quadro microvascolare che non fosse evidente alla risonanza. Giancarlo, volevi dire qualcosa? No, sì, certo. Molta invidia, chiaramente, perché voi avete tutto per poter risolvere facilmente, fra virgolette, un caso così complesso. Noi dal Galliera, per esempio, abbiamo perso la plasmaferesi e questo ci rende già in partenza fuori gioco, nel senso che la lotta principale per noi di fronte a una diagnosi differenziale di questo tipo è il trasferimento. Ancora prima forse di fare il dosaggio dell'ADAMS 13, che invece va fatto immediatamente, è la prima cosa che andrebbe fatta. Abbiamo recentemente avuto un caso che poi ha gestito il nefrologo, che era una sindrome uremico-emolitica, e ti devo dire che la cosa che poi ci preoccupa di più è effettivamente trovare in un paziente così, la nostra era un po' più anziana, una creatinina che arriva a 2,5, 3, 3,5 nel giro di poco tempo. Questa donna ha avuto una sintomatologia neurologica di settimane, mi sembra di capire, perché andava a sciare, cadeva, e già qualche sintomo ce l'aveva. Poi tutto è cristallizzato in una sintomatologia più vasta, quasi psichiatrica, no? Non so, psicologica, perché è tipica della polpa trombotica trombocitopenica, e noi non sappiamo perché si manifesta in questa maniera. Che cosa può spaventare in una polpa trombotica trombocitopenica? Ti dà l'idea che sia una patologia forse un po' meno pericolosa della sindrome, probabilmente lo è, della sindrome uremico-emolitica? Quali possono essere i trigger? In questa donna non avete percepito un trigger per la patologia. Aveva già avuto una gravidanza, peraltro. Se c'è un momento... Però era parecchio, la gravidanza era di 8 anni prima. 8 anni prima, no? Non era successo niente, però. Onestamente, un trigger evidente no. Diciamo che... Lei aveva fatto sta mitica terza dose a dicembre? A gennaio. E poi subito dopo aveva avuto il COVID. E effettivamente un trigger c'è. A mio avviso c'è per due motivi. Uno, perché qui c'è rapporti temporali, ci può stare. Due, perché insomma questi ultimi 1 o 2 anni di Moskowitz se ne sono visti più di quelli che normalmente se ne vedevano prima. Che sia come non sia, ma se ne sono visti. Alcune volte in rapporto al Covid, ma sicuramente anche in rapporto alla vaccinazione. Quindi il trigger c'è stato. Ora, che sia stato uno o l'altro non lo so, ma sicuramente non è escluso che anche la sovrapposizione, la terza dose, poi subito dopo il Covid, possa aver avuto un effetto iperimmune. Boh, non lo sappiamo, d'altronde... Ancora recentemente avevamo avuto un paziente che aveva avuto la vaccinazione a terza dose, una settimana dopo si era fatto il Covid e poi aveva sviluppato un quadro di linfadenomegalie diffuse, era finito in malattie infettive per una febbre intrattabile, un quadro di coma, e avevano ipotizzato, avevano fatto anche la biopsia del linfonodo che era risultata negativa, convinti di trovare dal quadro che veniva fuori dall'attacco e dalla PET, un quadro di una patologia linfoproliferativa, invece era un quadro di tipo reattivo. Eppure questo signore sicuramente aveva avuto una reazione iperimmune. Non a caso poi è migliorato con la terapia metotrexate, steroide, eccetera. Ecco, quindi l'unico trigger che abbiamo visto qua e che penso sia ipotizzabile è questo. Ecco. E sulla questione dell'ADAMS 13, certo, purtroppo non è una cosa che si fa... La tempistica dell'esame. Non è l'LDH o la troponina che in mezz'ora ce l'hai. Se noi avessimo applicato quei parametri, no, dello schema... Ci sarebbe entrato. Ci rientrava, certo, è una persona di 28-30 anni con un quadro così, insomma...
perché poi sai, gli schistociti, il 2% di schistociti, sì, sono belli. Poi voglio vedere quando c'è due, tre, ne ho visto uno in più, uno in meno, non è che sia così. Le DH alto, sì, insomma, quando c'è la piastinopenia, l'assenza di altre cause, la normalità, è vero, della coagulazione, insomma, il quadro era abbastanza suggestivo, ma almeno, diciamo, per iniziare lo steroide, la PEX forse c'era, il caplacizumab forse finché non hai il dosaggio, magari no. Sul caplacizumab, ecco, qualche punto da dire, perché è una terapia, se non ricordo male, ha un costo di 6.000 euro a fiala. Effettivamente, insomma, scrivono in base ad uno score, un po' pesante. Questo sì, sicuramente nel suo caso è stato avviato immediatamente, e avesse avuto 74 anni non gliel'avrebbero iniziato, però avendo 28-29 anni è stato più facile. I dati sul caplacizumab sono ottimi, sarà ben chiaro. Quelli sono come sempre studi randomizzati, studi molto belli, dove entrano tutti i pazienti con alti, belli e biondi. Qualche dubbio c'è, in un altro studio che avevamo visto, Real World, il caplacismo, ad esempio, è stato gravato da una discreta percentuale di emorragia. Effettivamente simula una sorta di malattia di von Willebrand. E era una popolazione, avevo letto, è stato fatto in Inghilterra, avevano fatto una popolazione molto più disastrata, alcuni pazienti erano intubati, quindi erano probabilmente in quadri neurologici che erano andati un po' più avanti, quindi la diagnosi era stata un po' meno pulita e i risultati erano stati buoni, ma meno splendidi di quelli lì. Il raggiungimento delle piastine, è vero, che raggiunge più rapidamente l'endpoint delle 150.000 piastrine, mi sembra di ricordare che un 56% lo raggiunge in una settimana col caplacizumab, con la terapia standard, e con il caplacizumab raggiunge quasi il 90% in una settimana. Quindi però è anche da dire che sottolineavano tutti gli studi, almeno alcuni studi, alcuni commenti, alcuni esperti del settore, anche la precocità con cui si inizia la terapia immunosoppressiva, perché poi, in fine dei conti, il punto fondamentale è la produzione degli anticorpi. Quindi avviare, l'altra cosa che aveva sottolineato il collega, cioè l'altra svolta è stata l'utilizzo del rituximab. In effetti, utilizzare precocemente il rituximab è stato fondamentale anche per ridurre forse anche i relapse, ridurre le esacerbazioni, perché era un altro punto chiave, era quello. Ecco, quindi in effetti il caplacizumab da solo non può, ottiene più rapidamente, ma non rappresenta la cura. Esatto, quindi deve essere poi comunque steroide più terapia immunosoppressiva. Volevo condividere con voi che stamattina mi è cascato l'occhio su una mail in cui presentavano queste linee guida italiane sulla porpora trombotica trombocitopenica di settembre del famigerato sistema nazionale delle linee guida. Sono allergico io alle linee guida. Mi hai incuriosito di andare a leggere questo punto. 2021, sì. C'hanno già un annetto. Troveranno sicuramente dei paletti per evitare farmaci che costano 6.000 euro al giorno. Questo è in effetti, sì, in effetti il costo è un po' stratosferico, effettivamente, come l'eculizumab, perché è stato usato, esempio, anche nella sindrome, ecco, parlava sì, per analogie, è stato usato anche nella sindrome uremico-emolitica, anche quello in effetti è stata una chiave di svolta, anche quello è un costo
un costo enorme. Però insomma, è un problema, noi non sarà facile convivere con queste cose qua, perché in effetti noi siamo un po' innocent bystander, perché qui non sappiamo come fare. Quanto ci avete messo poi a procurarvelo? No, in questo caso devo dire l'hanno, ormai gli internisti non possono più chiedere niente, salvo forse il catetere vescicale o altro, però siccome il farmaco l'aveva chiesto l'ematologo, che l'ha visto in pozzo costo, il farmaco l'hanno dato. Beh, devo dire, stavolta trattandosi di una donna giovane, problemi non ce ne sono stati, poi ce l'hanno dato senza problemi. Sì. Ripeto. Usare gli anticorpi anti Adam Strange ha qualche senso, dice qualcosa di più? Non ne so nulla, onestamente su quello non lo so. Direi che questo, tutto sommato, intanto c'è il rischio, questo tutto sommato fa la stessa funzione, perché agisce sul meccanismo di clivaggio, quindi più o meno agisce su quello che poi comporta il danno di aggregazione, poi il danno di parete endoteliale. Su questo non so, mi fermo al capracismo, sugli altri non sono esperto. Giancarlo, per il momento non ci sono altre domande, non so se vogliamo fare ancora qualche considerazione o avviarci alla conclusione. Avevo letto che l'Adam 13 come monitoraggio della patologia non era così valido, invece mi sembra che voi avete una letteratura diversa. Ma in letteratura, almeno anche il collega che l'ha riguardata ancora recentemente, i colleghi sono abbastanza. Io anch'io quello che ho letto, perché dà precocemente il dato della possibile recidiva o della mancata risposta. Sì, direi che questo sì. La gran parte dei casi, ora guardando anche un po' la letteratura, la gran parte dei casi erano tutti correlati con una percentuale di funzione meno del 10%. E come dicevano i colleghi, è vero, la diagnosi si fa, in effetti poi ci sono quei casi anche sul 15-20%, se la clinica c'è, insomma, di fatto poi insomma, va interpretata come un Moscovici, cioè, con l'utilizzo meno del capracismo, non lo so, su questo magari mi riservo, sicuramente meno del 10%, e il monitoraggio settimanale è fondamentale, perché vedere, a 3 settimane, un ripristino della funzione, poi una nuova discesa, sicuramente si correla con una possibile recidiva. Questo sta comunque a significare, e anche in questo caso un po' di ansia me l'aveva messa, perché poi l'avevamo rimandata in ematologia e non avevano poi iniziato subito, no, l'avevamo mandata a casa, l'avevamo appoggiata al day hospital, dove aveva iniziato dopo un po' il rituximab. Io lì mi aveva messo un po' ansia, perché io avrei iniziato il rituximab subito, devo dire, un po' di ansia me lo mettevo, perché non vedevo perché aspettare. Però a parte questo, per fortuna è andata bene. E quindi sì, direi che il monitoraggio dell'ADAMS rimanga forse la cosa più importante. Viceversa, la presenza di anticorpi anti-ADAMS, cos'è, un 60%? Ecco, 75%. Vi sono diversi, una nicchia, una discreta nicchia di pacienti che non ce l'hanno, quindi pure o il meccanismo è ancora poco conosciuto, o c'è qualche altro meccanismo, però insomma non vuol dire che... Quindi l'ADAMS rimane lo standard di diagnosi, almeno per confermarla, e anche per la differenziarla rispetto alla sindrome uremica emolitica, poi di fatto è il punto cruciale è la presenza dell'ADAMS. Bene, Matteo, direi che sono stati bravissimi e sì. Ferrando molto paziente, devo dire, rispondere alle mie domande, scusami. No, figurati. No, fa piacere, anche perché insomma
dottoressa Benedetta e il dottor Cercardi hanno avuto la fortuna di seguire un caso clinico che penso non si scorderanno, se lo porteranno dietro per tutta la vita, perché comunque viviamo anche non solo dei ragionamenti ma anche delle emozioni che ci danno questi casi. Faccio notare tra l'altro che fra poco ci sarà il centenario della pubblicazione dell'articolo di Moscovitz nel 1925 proprio su una ragazza di 16 anni che purtroppo dopo 2-3 settimane era morta, 16 anni, che si era presentata alla sua attenzione febbrile, con pallore, con dei dolori, con cefalea, e lui aveva dimostrato Moscovitz la trombosi ialina delle arteriole terminali, dei capillari. Di strada ne è stata fatta, cioè è impressionante vedere come ora parliamo di caplacizumab, rituximab, e allora in poco tempo si moriva. Mi collego anche a quello che ha detto Giancarlo, cioè la plasmaferesi che manca al Galliera, non lo so, mi sembra incredibile, nel senso che giustamente il caplacizumab costa tantissimo, però insomma abbiamo un territorio che va difeso perché le regioni hanno tanti ospedali e non è possibile che ci si sposti di pochi chilometri e una prognosi possa cambiare, una gestione possa cambiare perché mancano alcune modalità fondamentali terapeutiche. Ripeto, non parliamo di monoclonali costosissimi che semmai arrivano un secondo momento, parliamo di plasmaferesi, ad esempio. Ecco. Certo. Sì. Ma sai, è anche importante sapere tutto sommato a chi affidare queste pazienti. Certo. Un caso clinico così, insomma, ci dà una strada, ecco, ci dà una strada. Assolutamente. Grazie. Bene, vi ringrazio, ancora complimenti e ci vediamo martedì prossimo pomeriggio. Buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ciao.